Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale su YouTube. Oggi monteremo l'uscita numero 136 dopo tanto tempo della macchina del ritorno al futuro. Allora, prendiamo un cacciavite intanto che mi sono dimenticato di prenderlo. Prendiamo questo qua che è della macchina del ritorno al futuro e vi faccio sentire che questo è in metallo per cominciare. È la rotaia del binario, quindi si va avanti come avete capito nel binario. Questi sono tutti attacchi e ci sono delle viti e pin più. Ok, andiamo avanti e vediamo un po' cosa bisogna fare. Ok, allora prendete i binari, che sono questi, qua ce n'è uno in mezzo, e mettete il binario questo qua. E allora va qua sopra. Esatto. Assicuratevi che non traspare fuori da questa parte, non esca e da questa non esca. Perfetto, fatto questo. Ok, posizioniamo i Adesso lo devo leggere come si chiamano. Gli attacchi dei binari li posizioniamo in quattro posizioni. Vedete che c'è qua un perno e due buchi per mettersi le viti bene. Noi incastriamo qua uno. Adesso ci vorrà un po' di tempo perché devo incastrare. Ok, per bloccare il binario e non farlo più muovere. Ovviamente, aspettate. Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Questo è bloccato. Mettiamo questo e questo dall'altra parte che vi faccio vedere così. Ecco qua, perfetto. In realtà non è proprio bloccato perché si muove ancora, ma perché? Perché bisogna fissarlo con i quattro attacchi, li fissiamo con due viti e pi. Per ciascun attacco, così allora iniziamo dai sacchettini minimi, quindi da una vite, così con due pacchetti attacchiamo un passo, un attacco, ecco, non mi viene mai il nome. Ok. Mentre in un altro ce n'ho tre e l'altro ancora di più, perché è nuovo l'altro ancora. Allora, abbiamo quasi finito. Basta che attacchiamo queste viti qua e poi abbiamo finito qua. Allora, io attacco da qua. Primo questo. Fino in fondo. Ok, ci servono altre viti. Allora, qua ce ne sono altre 4, quindi arriviamo a altri due binari. Poi ne manca sempre uno. Ok, perfetto. Facciamo questo. Vedrete il risultato quando abbiamo fatto tutti e quattro gli attacchi da mettere.
comincia a pesare questo binario qua, comincia veramente a pesare. Adesso attacchiamo quelli laterali. Ok. Fatto anche il terzo attacco, perfetto, si vede già il risultato che non si muove quasi più e con altre due viti nell'ultimo binario. Ok, perfetto, abbiamo preso fuori. Facciamo anche l'ultimo binario, che ve lo avvicino di più, tanto avete capito dove vanno i buchi. Ok, evitiamo prima qua fino in fondo e poi qua. Perfetto, non si muove più, vedete, fa fatica a muoversi. Quindi abbiamo questo, è l'aspetto, come aprire la rotaia. Ok, quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao, al prossimo video, ciao!